Coprifuoco sì, ma non basta. Abbiamo chiesto ad alcuni cittadini di Torre del Greco cosa pensano delle prossime limitazioni imposte dal nuovo DPCM ancora in lavorazione. Alcuni intervistati trovano giusta l'introduzione del coprifuoco, altri auspicano misure ancora più severe. In particolare c'è preoccupazione per l'irresponsabilità di molti. C'è poco da fare, i numeri parlano chiaro e qualcosa bisogna pur fare. Che poi diventa una lotta politica tra opposizione, governanti, questo non va bene, ma tant'è, l'Italia è sempre stata, come dire, caratterizzata da lotte, anche in momenti difficili come questo, quando tutti dovrebbero essere uniti nello sconfiggere questo male. Spero che le cose si stanno battendo tutti quanti noi, perché quando si può fare niente giusto, è una crisi enorme. Voi ci stanno, ci danno i soldi e ci non danno, che non danno niente, che fine fa? Morimmo, invece lui russo morimmo, che insomma morimmo la fame. Venimmo un po' che ci stiamo, ci accorto tutto quanto, attenzione, per me si qui, e siamo ci sti mascherine, a sera un po' che ci hanno preso tutte queste cose, dovremmo da poco fornire tutti questi assemblamenti vicini, perché chi si causa di assemblamenti il problema, perché io si loca, non fornimo mai, passano anni e anni e stiamo sempre così, andiamo solo a peggiorare. Facciamo tutti quanti il sacrificio comune e cercheremo di risolvere il problema. Bisogna avere il buon senso un po' tutti quanti, e allora sì che qualcosa si può fare di buono, altrimenti è un po' difficile. Sono d'accordo, visto i dati dell'epidemia, sono d'accordissimo. Anzi, misure ancora più restrittive secondo me, soprattutto a Torre del Greco. Troppa gente per strada, ancora persone senza mascherine, fuori alla posta un macello, file di gente che non ho capito. Nella posta stanno al sicuro gli impiegati, ma i cittadini fuori alla posta che fanno la fila ore e ore, uno attaccato a un altro, è sicuro per loro? Non credo proprio. Crede che a Torre del Greco manchino quindi i controlli? Sì, ultimamente mancano i controlli. Sì, e poi soprattutto ho detto, i servizi di posta, fuori ai negozi, file, non va bene così. Per non parlare fuori ai bar, comunque si formano sempre assembramenti anche fuori ai bar. La gente ancora non ha capito, non vuole capire. Quindi lei sarebbe d'accordo con un lockdown generalizzato? No, generalizzato no, forse è giusto farlo a zone, perché effettivamente non tutte le zone hanno lo stesso tasso di contagiati, quindi è giusto fare delle discriminazioni. Però dove farle per bene le zone, non così, con un'approssimazione e non organizzazione, non controlli. Cioè dove farle bene con i controlli. Non sono d'accordo, perché dalle 21 la gente sta di giorno per strada, vedi? La gente sta tutta di strada lì, quindi di notte non esce nessuno. Quindi lei sarebbe per un lockdown generalizzato? Generalizzato per un periodo, che poi si dovrebbe riprendere tutto da capo, bello, tutti tranquilli, belli, si aprono i negozi, la gente comincia a lavorare, eccetera, eccetera.